Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Allo Stadio Friuli c'è l'atmosfera delle grandi occasioni. C'è un'atmosfera da Maracanã. Ecco i quattro brasiliani. A Falcao, una domanda a Zico. Invece di una domanda faccio i complimenti che lui riesca oggi a fare vedere il suo bello gioco come fa sempre. È stata una partita vincente, in particolar modo nel secondo tempo, per i continui capovolgimenti di fronte che più spesso però vedevano prevalere l'Udinese. Il primo tempo infatti non ha fatto registrare molti acuti. In questa prima fase i due portieri sono stati chiamati soltanto a interventi di ordinaria amministrazione. Insomma, soltanto buone intenzioni rimaste tali per la spessa ragnatela intessuta dalla zona romanista e per le marcature raddoppiate di parte friulana. Zico ha avuto a disposizione tre calci piazzati fuori dell'area, ma i suoi tiri sono sempre finiti contro la barriera. Nella ripresa le due squadre si danno battaglia. È tuttavia l'Udinese a cercare il successo con maggior determinazione. Sfiora la rete prima con Virdis, subentrato a Pradella, sul lancio di Zico. E questa una mezz'ora tutta di marca bianconera, con manovre offensive di eccellente fattura, che vedono Causio sfiorare l'incrocio dei pali con un bel tiro al volo. E ancora Edinho, e poi Cattaneo di testa, che non riescono però a fare centro. Ritenta ancora l'Udinese con Virdis, che impegna Tancredi a terra. A questo punto si scuote la Roma dopo la mezz'ora, prima con Graziani, poi con Cereso e subito dopo con Pruzzo, a conclusione della più bella azione romanista. Dall'immediato capovolgimento di fronte scaturisce il gol friulano, Edinho per Causio che lancia in profondità Zico, scatto perentorio e staffilata imprendibile per Tancredi. Da notare che fino a quel momento l'asso brasiliano era rimasto piuttosto in ombra. La Roma, che aveva subito per tutto il secondo tempo, va vicinissima al gol con un colpo di testa di Pruzzo. Siamo a 5 minuti dalla fine. Brini, dopo la bella parata, lancia il contropiede, Causio per Zico che brucia Di Bartolomei in zona e in fila di destra. È il gol partita, la Roma è battuta, l'Udinese come il Torino approfitta di una giornata opaca dei giallorossi, forse appesantiti dalle fatiche di Coppa, ma il successo dei friulani è netto e meritato e anche molto sofferto. Il fischio finale per la panchina udinese sembrava non arrivare mai. Causio, mancano pochi istanti alla fine di questa partita nella quale l'Udinese segnato con Zico, sembra il Friuli esploso, credo. Ma guarda che fino adesso questo Udinese ha sempre giocato, finalmente a questo meraviglioso pubblico gli abbiamo dato questa soddisfazione che aspettava da tanto tempo. Ho visto un gran secondo tempo, Causio. Ma l'Udinese sta sempre giocando, è stata solo in crisi di risultati e basta. Zico, penso il gol più bello del campione italiano questo? Un bello passaggio di Causio. Io entrava in un scatto forte e ha fatto un giro, ha fatto un gol che ha dato due punti a Udinese. Penso che Udinese ha meritato perché ha fatto un gran secondo tempo specialmente. Senti, poi che cosa è successo con Pruzzo poi? Ho visto che dopo il gol... Quando loro fanno il gol vanno a tifosi per salutare. Io non posso ir perché sono brasiliano, perché penso che ha una gelosia grande contro Zico.